Te lo dico da amico, bevi Montepulciano, pecorino, che cosa bisogna bere, senatore? Beh, purché che sia abruzzese, io dico sempre, lo dico da amico, bere il Montepulciano d'Abruzzo, bere il Girasole d'Abruzzo, bere il Trebbiano d'Abruzzo e naturalmente il pecorino d'Abruzzo. Questo è una mia battuta, ma è una battuta per più che altro per fare pubblicità ai nostri prodotti abruzzesi. Come le è venuta in mente l'idea di, o non è venuta in mente a lei, di abbinare la sua immagine e il suo nome ad un vino? Ma guarda, l'idea è della famiglia Iasci, che specialmente il papà Federico, che ha tenuto una buona idea, quello di pubblicizzare il vino di tutto l'Abruzzo con una mia immagine, e sembra che bene riuscito. Io spero che anche quelli che sanno gustare e apprezzano la qualità, almeno tutti quelli che oggi io so che hanno provato questo vino, dice un vino eccellente. Naturalmente, avendo la mia immagine di senatore della Repubblica, deve essere il vino eccellente. Ed infatti, vedi, questa è una bottiglia bellissima, vedi, speciale perché c'è... Senatore, però se era aperta, sì. Meno male che non è, meno male che non la fa... Porta bene. Porta bene, sì, diciamo così. Ci abbagniamo il coso. Allora, mostrando di nuovo, tanto di firma, io penso che non può essere che un buon vino, se no altrimenti non potevo mettere la mia firma. Allora, visto che il rosso l'ha sprecato, adesso apra lo spumante, perché c'è anche lo spumante. È uno spumando del pecorino, un vino pecorino spumantizzato. Adesso non lo rovesci, però questo... Questo... Ecco qua. Tutto bene. Vedi? Assaggiamolo, così lo versa. Direttore, tu che sei un buon gustaio, so che apprezzi e sai apprezzare le buone qualità, prego. Beh, facciamo un brindisi. Facciamo un brindisi allora. Ecco. Alla salute. Vediamo com'è, assentiamo. Ecco, al di là del fatto che è un po' caldo, però è buono. È buono, questo è un, diciamo, un prosecco, tipo prosecco, del vino pecorino. Mi sembra un'ottima idea della famiglia Iasci, che ha ritenuto di fare questa qualità, proprio un prosecco pecorino. E il pecorino oggi come oggi è un vino molto apprezzato e conosciuto in tutto il mondo. Ha un retrogusto particolare, non è come gli altri spumanti, si sente che il vitigno è quello del pecorino, è particolare, veramente particolare. È particolare perché appunto è del questo vino pecorino, che è particolare, un vino bianco particolare, ed è stato diciamo trasformato a prosecco, e questo è il gusto che, come dicevi tu, caro direttore, è un vino particolare, un prosecco particolare del pecorino. Ma sta lavorando per quando poi avrà finito il mandato parlamentare, si mette nel mondo del vino? No, assolutamente no. Io ho dato la mia immagine tranquillamente, perché la famiglia Iasci crede a questo, e speriamo che porto un buon risultato sulla mia immagine. Io l'immagine mia, caro direttore, lo sai che non ho scheletri negli armadi. È molto popolare, diciamo. Ma io sono popolare, però sono terra a terra, sono amico con tutti. Io penso che se magari era qualche altro, magari di tutta questa popolarità, non credo che si poteva passeggiare tranquillamente nel Vini Italia qui a Verona, o tranquillamente negli stendi abruzzesi. Lei ha parlato della famiglia Iasci,
Ne abbiamo qui una rappresentante giovane, prestigiosa. Giovane. Una prestigiosa giovane e che porta bene, perché vuol dire che bisogna dare spazio ai giovani. Il suo papà, infatti, ha delegato lei, Fabiola, a pubblicizzare il vino, e mi sembra un'ottima idea, perché oggi l'avvenire è dei giovani e bisogna dare diciamo, spazi a loro, ma soprattutto dare fiducia a loro. Allora, io cambio postazione, mi siedo di qua, se mi segue la telecamera, ecco qui Fabiola Iasci. Come vi è venuto in mente di mettere la faccia del senatore Razzi sul vostro vino? Allora, questa per noi è una scommessa che ne vale la pena, perché crediamo veramente che l'Abruzzo è una terra che può offrire tantissimo, è una terra che può dare. Siamo la regione più vocata a livello nazionale e direi anche a livello mondiale per il vino. Abbiamo una ricchezza grandissima, ma non ce ne rendiamo conto. E noi come famiglia crediamo fortemente che l'immagine del senatore rappresenti in tutto tondo l'immagine dell'Abruzzo oggi, che è un'immagine che sta cambiando l'Abruzzo. Quindi cerchiamo noi giovani di portare un po' avanti le tradizioni dei nostri padri e soprattutto di valorizzare il nostro territorio. Oggi avete toccato con mano quello che è il grado di popolarità del senatore Razzi. Il senatore Razzi lo adorano tantissimi, è difficile portarlo dietro perché è impossibile spostarsi, è il più fotografato dei politici e dei personaggi famosi. Allora, avete fatto lo spumante con il pecorino, il Montepulciano, poi cos'altro farete? Sì, allora, questo è un pecorino spumante, quindi abbiamo preso, la nostra tradizione ritiene il pecorino sia un vitigno autoctono, che viene proprio dal nostro terreno, e adesso va di moda renderlo così, spumante extra dry, perché è un ottimo aperitivo. In più abbiamo creduto nel Montepulciano, che è un barricato 2010. Adesso usciremo con una riserva d'agosto, che sono 945 bottiglie, come il numero dei parlamentari, che è un omaggio che noi faremo al senatore. È una riserva di Montepulciano, edizione limitata, anno 2009, 14 gradi. 945, perché lui è stato sia alla Camera che al Senato, allora esatto. Le abbiamo unite. Esatto, esatto. E in più usciremo anche con un altro prodotto di tendenza, che è il Pinot Grigio, che è molto richiesto soprattutto all'estero. Adesso va di moda questo non filtrato, quindi è un pinot grigio 100% di un colore brillante, cristallino, fantastico, non filtrato, siamo sui 12,5 gradi. Quindi, insomma, questo abbinamento tra la vostra famiglia e Razzi va avanti. Sì. Fino a quando durerà la legislatura poi? No, fin quando vorrà il nostro senatore, porterà avanti, insomma, la battaglia che ci accomuna, quella di valorizzare il nostro territorio, e il senatore ce la mette davvero tutta. Adesso dobbiamo chiudere perché c'è la fila di persone che deve fare la fotografia. Va bene, glielo lascio per poco. Bene. Box.